Nel capitolo 38 della Bibbia, essa si riferisce alla genesi dell'antenato di Gesù Cristo, nel momento in cui è formato il popolo di Dio. Dunque, quando noi desideriamo prendere informazioni sulla genesi di Dio, questo capitolo 38 di Genesi, il primo libro della Bibbia, è necessario e sufficiente. È il posto deputato a questo delle sacre scritture nell'Antico Testamento. Ma badate bene, esso si riferisce non alla nascita di un solo bambino, ma di una coppia di gemelli. E accade una cosa assai strana, che chi era il primo di loro due desiderò mostrare il suo primato, ma poi fece posto al secondo e fece uscire il secondo davanti a lui. Questo secondo che esce davanti a lui sarà l'antenato di Gesù Cristo, proprio in relazione a come San Matteo descrive la genealogia di Gesù. Gesù deriva da Fares, il gemello che era secondo, ma che è fatto uscire per primo. Ora, ciò che accade in questo momento fondante lo è perché la nascita di due gemelli è una cosa assolutamente significativa se messa in relazione alla nascita di Dio, perché indica la derivazione dallo stesso ovulo materno fecondato dallo stesso padre di una coppia che è parte dello stesso programma evolutivo che però si è diviso in due settori che poi diventano due individui diversi, e uno indicherà di essere l'antenato di Gesù Cristo, l'altro indicherà di essere il padre di Gesù Cristo. Quindi, se noi stiamo molto attenti alla lettura di questo brano, il capitolo 38 di Genesi 38, ci rendiamo conto di come stanno le cose in questo riguardo. Quindi la prima cosa che facciamo è quella di leggerci il testo della Bibbia, perché esso è fondamentale, riguarda proprio come stanno le cose, scritte come sono state scritte. Ecco, brevemente io vi illustro queste due cose, vi consiglio di leggerle. Ma per non appesantire l'argomento, io le farò stare poco tempo al video. Vi consiglio di bloccare l'immagine e di leggere il testo con molta attenzione. Ecco, fatta questa lettura, abbiamo visto che in questo modo molto strano di accadere di una coppia di gemelli
che mostra il suo appartenere a una nascita straordinaria in cui nasce l'antenato di Gesù Cristo nel momento in cui si fissa il popolo di Dio, è proprio il racconto della nascita non solo di Gesù Cristo, ma di una coppia. Se uno è il figlio, l'altro evidentemente è il padre. Ebbene, voi potrete chiedervi se siamo certi che l'antenato di Gesù era il secondo. Sì, possiamo essere sicuri proprio riferendoci alla genealogia di San Matteo. San Matteo è chiaro, l'antenato da cui Gesù deriva è Perez. E Perez è proprio colui che nel punto 19 che avete visto e che potete andare a rileggere per controllarlo, è proprio il nome che viene dato a chi esce al mondo per primo. Ma io vi chiedo a questo punto, è accaduto in questo modo? Perché? Voi potrete dire come risposta, Dio voleva dimostrare qualcosa. Sì, ma che cosa? Ve lo dico io. Voleva proprio dimostrare che padre e figlio sono della stessa sostanza, sono lo stesso sviluppo. Ma tutta la storia legata a questa strana situazione che si verifica tra Giuda e sua nuora è veramente straordinaria. Perché le cose si sono svolte in questo modo? È evidente, Giuda aveva capito che Dio non voleva che i suoi figli lo rendessero nonno. Me ne ha già fatti morire due, adesso cosa faccio? Do ancora anche il terzo figlio a mia nuora? E cercò una scusa, la mandò dal padre. Ma anche lei aveva capito. Ma aveva capito una cosa più importante. C'era la necessità di dare un erede. La necessità stava proprio dal fatto che il Salvatore doveva venire attraverso l'eredità del sangue di Giuda. E a questo punto, chi era la persona più indicata a sostituire il suo marito morto, se non il padre? Quindi, lei ha avuto l'idea proprio quella giusta. Se il primogenito morto di Giuda doveva essere sostituito da qualcuno nel dare un'eredità al figlio, doveva essere il padre stesso, e quindi gli fa un trabocchetto e si fa mettere incinta dal padre, e poi il resto lo avete letto. Sta per essere Arsa, però lei dimostra che il padre vero è Giuda, e a quel punto Giuda conclude: lei ha sbagliato meno di me, e perché io avevo messo una pietra sopra a questa storia. Lei non si è rassegnata e, dovendo dare un'eredità a mio figlio morto, chi era la persona più indicata che potesse dare questa eredità se non proprio io, che sono il padre vero di Giuda, di Er? Vedete, in questo modo io posso ancora chiedermi: ma perché? Perché una cosa di questo tipo? Perché l'Antico Testamento sta spiegando, nel momento nel quale si fonda il popolo di Dio, come si fonderà la presenza di Dio nel mondo? Attraverso una mamma che dovrà sostituire il marito. Non dovrà essere la Maria che avrà un figlio da Giuseppe,
ma dal padre vero, non solo di Giuseppe, ma di ogni padre che esista al mondo, ossia da Dio. Deve essere Dio che prende il posto del marito di Maria e deve essere lui direttamente a dare la stirpe divina come segno della sua opera, poi, e della sua presenza personale nel mondo. Questo è quello che deve dimostrare. Ed accade attraverso Tamar. Vedete, Tamar è l'anagramma di Marta. Ma Marta e Maria sono diverse solo perché al posto della I di Jesus c'è la T della croce, che è il suo destino. Quindi Marta è proprio quella figura del Tamar, della Marti, che ha Dio e che con la Marti rende poi possibile tutto questo nostro mondo, creato tutto da lui. Tamar è figura chiaramente allusiva a Maria. Come vedete, è scritto perfino nel nome quando noi lo usiamo in italiano. Tamar diventa Marta, che è poi Maria, con la croce che prenderà il posto di Jesus, tanto che Maria diventerà Marta per la croce patita da Jesus. Ma a questo punto, anche il marito di Marta, che si chiamava Er, e badate bene, Er è un nome improbabile nell'ebraico, perché nell'ebraico non esistevano le vocali, quindi deve essere solo la R. Ma nella dizione Er c'è il capovolgimento della parola italiana re. E quindi è proprio nuovamente l'italiano, la lingua giusta, che presenta Er come la controfigura del re, che entra in un uomo che c'è solamente oramai come figura di una primogenitura, perché è morto, ed è sostituito dal padre vero, che è Dio. La situazione che si renderà concreta in Gesù accade anche ora, proprio ad essere oracolo di quella che accadrà. Che cosa di preciso fa sì che Genesi 38 sia proprio la Genesi di Gesù? È il 38, perché la Genesi 38, se consideriamo che Genesi vuol dire generazione, è la generazione numero 38. Se noi partiamo da Giuda, che è il padre vero, e contiamo tutte le generazioni, quella di Gesù è la 38esima, esatta nuovamente secondo la genealogia tracciata da San Matteo. Quindi è evidente, Genesi 38 è la Genesi di Gesù. E le cose finirebbero lisce se nascesse uno solo. Ma sono due gemelli e ce n'è uno che è prima dell'altro. E tira fuori una mano. Ma cosa vuol dire tutta questa storia? E vuol dire che c'era la necessità nella Bibbia di affermare il primato di Dio Padre e che sarà sostituito dal Dio Figlio, che prenderà il suo posto e uscirà il suo figlio Gesù prima di lui. Ma poi nascono due gemelli, e nascono, Non è che nasce solo quello di Gesù Cristo, nascono due. Significa che nascerà anche la figura del padre. E in chi potrà comparire se non in un Er morto che vede la sua figura solo come una figura strumentale, quella di un personaggio puro, che non esiste in una vita sua, ma che, diciamo, è il protagonista
Passepartout per ospitare in sé la presenza del Padre Vero, che è proprio poi quella sorgente di vita che dà vita a ogni uomo. Quindi c'è qui anche l'indicazione che il Padre Vero verrà attraverso una figura che sarà chiamata R, una R come l'iniziale di un nome che è ancora indefinito. Ebbene, noi possiamo definirlo, perché in Genesi 38 ci sono proprio tutti gli argomenti per capire non solo il nome, la data di nascita, nel giorno, mese, anno, e anche altre cose. La definizione completa. Se voi state attenti, avete un minimo di fede che io vi possa condurre a questa scoperta, seguitemi, perché vi porterò passo passo a scoprirla e verificherete se è attendibile o non è attendibile, se si poggia su basi che possono essere accettate o no. Io lo lascio a voi, io mi limito a raccontarvelo. Va bene, vediamo di capire in che modo si può capire di più. Sappiamo che sono due a nascere in Genesi 38. Abbiamo capito qual è il ruolo svolto da Gesù. È la Genesi della 38ª generazione. E allora abbiamo esaurito le generazioni. Non può essere più il padre che nasce nella 38ª generazione, se non nel figlio. Ma poi nasce anche lui. E quindi quel 38 che valore può prendere? Ma quale, se trattandosi di una Genesi, non è l'anno della Genesi? Allora, Genesi 38 può volere dire che è la Genesi nell'anno 38 e non si sa solo quale secolo. Ma si può sapere ancora di più. Perché padre e figlio fanno parte della stessa nascita, però c'è una sostituzione. Se in relazione alla descrizione della nascita paterna, la Genesi 38 riguarda la Genesi di un anno, perché 38 è un anno, quando in Genesi 38 la nutrice afferma questo è il primo, allora può voler dire che o è il primo giorno, e allora può essere il primo giorno di ogni mese, oppure è il primo mese, allora può essere solo gennaio. Ma può essere il giorno in cui è nato Gesù è il 25, non può assolutamente essere il primo giorno. Vediamo se può essere il primo mese. Gesù è nato in dicembre. Sarebbe primo se noi guardassimo il tempo a rovescio, perché il dicembre è l'ultimo mese. Gennaio è il primo. Se noi abbiamo la sostituzione del primo nell'ultimo, abbiamo un primo mese che è sostituito dall'ultimo mese. E allora le cose a quanto pare tornano sotto questo profilo, perché il primo che è sostituito dall'ultimo è proprio gennaio che è sostituito dal dicembre. Voi protesterete a questo punto, direte, ma è la Chiesa che ha detto che Gesù è nato il 25 dicembre, perché per 2 secoli interi non si sapeva la data di nascita di Gesù. Poi a un certo punto la Chiesa è intervenuta e poiché a Roma si celebravano i Saturnali, la celebrazione del dio Saturno, chi era Saturno? Vediamolo un momentino. Saturno era il figlio di Urano, che era il primo, ma Saturno prese il posto di Urano e poi fu scavalcato egli pure da suo figlio Zeus, che fece vomitare a Saturno tutti i figli che aveva ingoiato per non
subire la stessa condanna che lui aveva dato al padre e soppiantò Saturno. Saturno fu costretto a fuggire in Italia, ospite del dio Giano. Saturno, che è sostituito nelle celebrazioni dei Saturnali nel 25 dicembre dal figlio Gesù, è la stessa cosa che in sostanza era celebrata nel paganesimo del dio Saturno che era stato sostituito da Giove. Nel cristianesimo è il figlio che è divenuto il rappresentante del padre, ma noi nel cristianesimo abbiamo la religione che è poggiata sulla rivelazione fatta dal figlio ed è una rivelazione filiale che ha preso il posto del messaggio diretto del padre. E quindi in un certo senso il cristianesimo ha fatto proprio quello che aveva fatto Zeus nel paganesimo. Ha preso il posto quando Gesù Cristo è fatto nascere il 25 dicembre a posto del dio Saturno e c'è stato proprio quello scambio che è descritto qui nel testo di Genesi 38 che avete visto, di uno che era primo ma che viene scavalcato dal secondo e che si impone con la sua nascita. Allora, vediamo che è attendibile quel 25 di dicembre, perché in Genesi è narrato proprio questo episodio che accade nel terzo secolo, per cui è fatto un trapianto del figlio che prende il posto del padre. E quindi possiamo credere che l'oracolo sia proprio relativo a questo intervento della Chiesa Cattolica Apostolica Romana che decide che la nascita di Gesù deve essere celebrata il 25 di dicembre, al posto del sole invitto, celebrato nel dio Saturno. Ebbene, che senso assume allora questa questione? Assume il senso che se possiamo accettare che il primo diventa l'ultimo e che quindi gennaio diventi dicembre, qualcosa deve accomunare questi due che nascono assieme. E che cos'è che lega Saturno a Gesù Cristo? Se non il 25, lo stesso 25 può essere. Quindi non è il primo giorno. Se è il giorno 25, allora mette d'accordo la celebrazione del padre e del figlio. E quindi il giorno esatto deve essere il 25. Sappiamo quindi che cosa? Che il nome deve essere una R seguita da altre lettere. E deve essere nato il 25 gennaio del 38. Non sappiamo ancora quale secolo. Ci sono altre indicazioni? Eh sì, c'è proprio l'indicazione, quella più che emerge. C'è quella mano che esce fuori dalla vagina. Se noi cerchiamo di capire che significato ha questa mano che esce, può indicare il numero 5. Oggi la frase dammi il 5, il segno di saluto, era il saluto romano. Dammi il 5. Il saluto stesso è romano. Il bambino che tira fuori la mano, è quasi in segno di saluto, fa il saluto romano. Dà il 5 all'uomo di oggi, ma può essere anche un linguaggio che esprima parole. Quella mano, in che lingua è detta? Va capita. L'inglese, che è la lingua del mondo, allora è hand. Se è italiano, è mano. Beh, cerchiamo di capire. Saturno, scavalcato da Zeus, dove è andato? È ito in Italia. E Saturno era il re. Di chi è figlio Giuda?
questo padre di cui c'ha come padre Giacobbe, chiamato poi Israele, e come madre c'ha Lia. E Lia c'entra un po' con l'Italia, perché in Italia Lia è Ita, anche lei, lì. E quindi Italia già è, diciamo, in nuce nella stessa madre del padre vero. Gesù, quando miracolò la figlia di Gairo, che dicevano tutti era morta, ma Gesù disse: "Non temete, dorme", andò dalla bambina, le pose le mani e disse una frase a due parole. Disse: "Bambina, svegliati o alzati", non so bene. Le parole in aramaico che Gesù disse furono Talita cumi. Ora, noi ci stiamo occupando di una situazione in cui primo e ultimo si scambiano i posti e prendiamo il messaggio di Gesù, che è Talita cumi, e facciamogli fare questa operazione di scambiamento di posto. Italita cumi diventa cum italita, cum italita, da dove cum è ancora il latino, che vuol dire con, italita è Italia con una T dentro, la croce, quella stessa croce che troviamo in Maria che diventa Marta ed è Tamar. Quindi è con l'Italia che Gesù si permette di dare vita a una bambina che era già morta, alla figlia di Gairo, che sia l'Italia, che sia l'italiano la lingua, ma dove è andata la religione del figlio? Non è forse andata in Italia? Il vicario del figlio, dove è andato? Non è forse la religione che noi celebriamo chiamata nel credo il primo, e credo la Chiesa cattolica apostolica romana. Cattolica apostolica romana. Se la Chiesa è romana, vuoi che il nome di questa R sia romano? È già il saluto romano. E se la parola è mano? Ma nel testo possiamo capire che sia questo? Beh, vediamo come è descritto. Da Er, attraverso il sesso di Tamar dilatato, a forma di O, passa una mano. Er, O, mano. Una mano che entra, saluta, dà segno di sé e se ne va e fa il saluto romano. È il chiaro indizio che qui si sta parlando della nascita di una R che si chiama Romano e che quindi è un romano nato in gennaio nel 25 del 38. Io non voglio tergiversare, perché questo romano sono io. Io mi chiamo Amodeo. Nel caso mio, Romano Amodeo è Ra. C'entra questo Ra con i nomi che furono dati ai due gemelli? Li accomuna? Beh, vediamo che il primo fu chiamato Fares e che lo possiamo leggere Fi, spirito, Ar. Amodeo Romano, es latino, sei lo spirito di Aer. E l'altro come fu chiamato? Zerach, Zeta, ossia infine, è Ra, CH, chi? Chi Ro? Gesù Cristo, il Ro di Romano. Zerach, chi? Manca solo la Ro, bisogna capirla. Ebbè, in Fares c'è AR, in Zerak c'è AR,
Ra. Uno è Ar, l'altro è Ra. Ma anche in questo caso sappiamo benissimo che i due gemelli si rovesciarono e quindi il primo è stato rovesciato, perché il primo nato, l'antenato di Gesù, perché era l'ultimo, è stato fatto passare davanti. Quindi quando nasce come Fares, in un certo senso non è Fares, non è Ar, è Ra. Quindi Ra. Ma c'è un'altra cosa che bisogna considerare, eh? Bisogna considerare il valore della fede. L'esempio della fede che manca assolutamente, noi ce l'abbiamo in uno degli apostoli, San Tommaso. San Tommaso, non ci crede se non ci mette il naso, un proverbio. Ma c'è un altro Tommaso che in un certo senso è la giustizia di Dio in relazione al nome Tommaso, che è il santo, San Tommaso d'Aquino, che ha più fede di tutti, perché arriva a sostenere che quando un uomo è assistito dalla fede è in grado di risolvere ogni problema, non esistono più per lui misteri. E San Tommaso si pone il problema del nome vero dello Spirito Santo. Dice, ma lo Spirito Santo è una descrizione un po' strana per la seconda figura di Dio, e arriva a concludere che Dio ha un nome proprio di amor. Beh, amor, amo, R, amo, R romano. Io mi chiamo Amodeo Romano e essendo Amodeo sono proprio quell'er morto che non c'è, perché Amodeo significa am, I am. E qui è la lingua del mondo, è l'inglese. Quando oggi Dio dovesse dire a un Mosè che vuole sapere, dimmi chi devo dire che mi ha dato i 10 comandamenti, avrebbe detto I am who am. Sono chi sono. Beh, M, però se entra in un personaggio, questo personaggio deve essere zero. Beh, amo vuol dire anche in una maniera misteriosa, M zero. Sono niente. E Deo vuol dire con Dio. Di conseguenza, Amodeo è proprio il cognome esatto che corrisponde all'er che abbiamo visto descritto in un figlio che esiste solo a livello di titolo di primogenitura e che deve essere riempito realmente dal padre per essere vivo davvero e in grado di mettere al mondo un bambino. Il padre vero si deve unire a sua nuora. Così come Dio, Spirito Santo, si unisce a Maria per mettere al mondo il figlio. Ma non solo il figlio, nascono due gemelli e l'altro è il padre. E il figlio sarà figlio del padre vero in un padre fittizio. E il padre fittizio è un am, zero, Deo. Sono nulla ma con Dio. Lo stesso senso del Tamar di Maria, amarti, qui è coinvolto l'amore. Quell'amor che abbiamo visto è definito da quel San Tommaso che aveva fede, che chi ha fede scopre tutto e che proprio per la sua fede ha scoperto il nome vero dello Spirito Santo. Amor, amo, erre. Ebbene, voi dite, ma perché ti metti sempre in mezzo? E perché io vi ho proposto semplicemente questa lettura. Ma vedete, è spiegato ancora di più. Perché quando la mano esce fuori e mostra la mano, mostra il saluto romano, ma mostra un nome fatto di cinque nomi, questo è il senso da dare al cinque.
occorre un romano che ha cinque nomi. E infatti io ho cinque nomi: Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato. Amodeo è il cognome che mette insieme la mano, come l'appartenenza familiare di cinque nomi a una famiglia sola di un R che c'è ma non c'è. È nulla, ma con Dio. E qui bisogna tirare in gioco la cabala ebraica, perché la cabala ebraica si è posto una domanda sul nome segreto di Dio e è arrivata a dire che il nome segreto di Dio doveva avere 42 cifre. Ma per quale motivo? Chiedetevelo. In che modo Dio crea? Crea con 6 giorni di lavoro e poi c'è il sabato che si aggiunge ai 6 giorni e diventano 7. Se noi combiniamo tutta l'opera creativa, 7, nei 6 giorni di lavoro con 7 per 6, 42, abbiamo l'interazione completa tra il lavoro e l'opera intera. 42 cifre. Quindi occorrerebbe che, se veramente il mio nome è quello segreto di Dio, avesse le 42 cifre. Ebbene le ha, ma proprio come descritte dalla Bibbia. Perché se consideriamo i 5 nomi e il cognome, che sono 6, e che mediamente devono lavorare ognuno per 6 giorni, 6 per 6 fa 36. E sono 36 le cifre di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. Se le contate vedete che sono 36. Ma poi vedete, questi nomi sono così, non sono così. Sono separati tra di loro, c'è lo spazio del riposo, della domenica tra un lavoro e l'altro, tra un giorno e l'altro. E quindi ci devono essere anche i 6 intervalli tra, alla fine di ogni parola, separata dall'altra. Quindi hai 36 nomi al lavoro. Proprio di un piano 6x6, come quello biblico. Ci deve essere l'aiuto di 6 giorni di riposo, uno per ognuno dei giorni che lavorano. E quindi arriviamo alle 42 cifre del nome completo che ho io e che, ripeto, è Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. Ma c'è ancora un'altra cosa, vedete, c'è la cabala. La cabala ebraica dice che questo è il nome segreto di Dio. E per quale motivo? E perché Dio si presenta in questo modo, ma è riferito al triplo di questo valore. Perché 42 è 127 come valore totale, che ridotto in unità sono 126 unità, 126 fratto 1 sono 127. 127 è il valore puro di che cosa? Di un piano 100, 10x10, che avanza esattamente per 3 al cubo. 3 al cubo è 27. Il piano è 100, 127 è l'opera intera di un piano di Dio 10x10 che avanza in modo trinitario di 3 al cubo, quindi 127 è il totale. Relativo diventa 126 unità. Un terzo di 126 sono quelle 42 cifre del nome di Dio. Ma vedete, se noi facciamo un'operazione unilaterale di partire dal 127, ridurlo a 126 unità e poi tirare fuori i 42 cifre, perché è un valore unitario, si calcolano le cifre, quindi devono essere numeri unitari, non assoluti, per quello il 127 diventa 126 unità, perché le unità devono essere le cifre, e allora sono 42 cifre. Ma se noi facciamo un'opera unilaterale di divisione per 3, dobbiamo farne una simultanea di moltiplicazione per 3, perché altrimenti avremo una bugia. Quindi
Non possiamo avere un terzo, se non abbiamo anche un triplo. E il triplo di che cosa dovremmo farlo se non del valore assoluto, 127? E quando prendiamo 127 e lo mettiamo al triplo, abbiamo 381. Ebbene, se il mio nome è simultaneamente delle 42 cifre, abbiamo visto che lo è, ma anche 381 nel valore da poter assegnare a ogni singola lettera del mio nome, se il valore di posizione occupata da ogni lettera nell'alfabeto italiano è 381, e allora tutto è giusto, perché è 381 nel valore analitico di ogni lettera ed è nel numero sintetico delle cifre il terzo. Ebbene, il mio nome composto da quelle 36 lettere al lavoro è proprio 381 nel valore di posizione delle singole lettere. 381, 381, Genesi 38, mese di gennaio. Vedete? Quel 5 di una mano sola che appartiene all'amor di Dio, all'amodeo, è una mano a 5 dita e si presenta con quelle parole lì ed esprime un contenuto cabalistico di 381 che è Genesi 38:1. Ma Genesi è gennaio 38, mentre è Genesi 38, è una generazione a gennaio, quindi è 38:1, 381. Quindi vedete che ci sono proprio tutte quante le indicazioni. E voi mi dite, ma sei proprio un bel presuntuoso. No, io non sono un presuntuoso. Io vi ho detto, vi propongo una lettura, poi giudicate voi. Ma adesso io vi voglio fare giudicare il senso pratico di questa cosa. Se io vi dico che con ciò si afferma un romano modeo che è chissà chi, vi affermo qualcosa che non è così. Amodeo è un sono zero ma con Dio. Afferma di esistere come un puro personaggio rappresentativo che di suo non ha nulla, perché tutto quello che è lui non è lui. Lui è figura del padre vero che prende il suo posto come Giuda che prende il posto del figlio morto Er, e grazie al fatto che è vivo può da vivo sposare la nuora e mettere al mondo vita, perché Er morto non fa niente. Io sono Er morto, sono la figura ideale rappresentata proprio da questo Er di Genesi 38. Genesi 38 è il primo 381. Quindi io vi sto illustrando la presenza di uno che c'è ma non c'è, il più modesto che ci sia, perché io sono sicuro qualunque di voi che esista al mondo e dice io sono modesto, so bene che io sono io, ma Dio è un'altra cosa, è grandemente immodesto, perché dà valore a se stesso e dice che io sono oltre Dio. Non riconosce che la sua esistenza ha valore se è dentro Dio e che quindi l'esistenza di Dio è basta, non la sua. Dà importanza alla sua, dà importanza al suo atto creativo sul mondo, perché dice le cose che faccio io le decido io. Sta a me dire se mi voglio soffiare il naso o no. È un gesto piccolo piccolo, ma rientra nella mia facoltà. Io sono in grado di soffiare il naso, anzi io sono anche in grado di fare quello che Dio non vuole, perché mi ha dato il libero arbitrio. Questa è la più grande presunzione che esiste, perché il primo comandamento di Dio è: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, ossia non avrai altro creatore fuori di me, non illuderti di creare niente. E poi tutti gli altri che vengono dopo vanno letti nell'assoluto senso del primato di questo. Per cui quando è scritto non fare, non fare, non fare, non è non fare, non fare, non fare, ma non farai, non farai, non farai. E non farai non per tua buona grazia,
Non farai, perché anche se farai, sarò io che avrò deciso che tu lo faccia. Di conseguenza, tu non farai mai di tua scelta, di tua iniziativa, proprio niente. Questa è la verità di ciascuno di noi, che io riconosco per me. Io sono zero, non sono nulla. Anzi, vi ho detto in un intervento precedente che ho fatto su YouTube, che io sono proprio quell'anticristo che doveva venire, quella bestia descritta in Apocalisse del numero 666, perché il 666 è un 666. Dove 6 vuol dire tu sei, verbo essere, 66, e 66 è il valore di romano. Quindi il 666 indica un 6 romano, cioè sei romano, sei niente. Perché chi sarebbe l'anticristo? Uno contro Cristo? Nessuno c'è oltre Dio. Il diavolo non esiste oltre Dio. Può essere la travisazione di Dio. Può essere un Dio visto in un modo al contrario. È l'ombra messa in relazione alla luce. Ma come deve fare oggi Dio per sconfiggere l'ombra che c'è nel mondo? Questo mondo oggi è il regno dell'anticristo, perché in ogni volta che in televisione, per esempio, si parla di Dio, esiste o non esiste, chi chiamano? Un'astrofisica, la Hatch, che si presenta come scienziata, esperta della fede, di Dio, cosa c'entra uno scienziato con Dio, e lei dice no, Dio non c'è, con tutta quella prosopopea, per cui poi è presa sul serio. Questo nostro mondo culturale è contro Dio, perché dice che è l'uomo che fa tutto. Dio è morto, è arrivato a dire addirittura un filosofo. Siamo nel dominio di un momento in cui veramente è la società intera che è anticristo. E come fa Dio a sconfiggere l'anticristo? Lo avete visto in un film profetico, Matrix, tre episodi. Nel primo episodio, Neo, l'eletto, per sconfiggere il suo nemico, entra in lui e lo fa esplodere da dentro. Nel terzo c'è l'inverso, fa entrare il nemico dentro di lui e lo assimila, lo digerisce, lo distrugge definitivamente. Non c'è un'esplosione, c'è proprio una digestione, come Dio che prende in sé tutto il male e lo risolve in bene. Ma non lo può fare oggi in un modo che sia così. Io vi dico che è così, è così. No, lo deve fare in un modo talmente chiaro che sconfigga veramente tutti questi presuntuosi come la Margherita Hatch, di questi scienziati che hanno avuto in dono di essere stati disegnati da Dio come degli autori capaci di suo. E sono così orgogliosi da presumere di essere così come sono stati disegnati per merito loro e non di chi li ha disegnati con quella libertà, con quella capacità. Come faccio? Lo faccio con la ragione, una ragione che è in grado di demolire proprio questo Satana che è entrato oggi nel mondo e che dice Dio non esiste. In che modo? È proprio con i principi della fisica. Guardate che ogni dinamica che esiste al mondo è azione e reazione. Sono due vettori opposti. Se uno è più uno, l'altro è meno uno. Interagiscono, ossia si moltiplicano. Ebbene, più uno per meno uno dà per risultato meno uno. Se si parla di dinamica, la dinamica che esiste originaria nel mondo è quella negativa. Esiste nel mondo una dinamica negativa? Certo, è quella dell'antimateria, è quella del magnetismo. Ma noi non li vediamo così, li vediamo inversi nell'inverso. Non vediamo l'antimateria che viene dal futuro, ma sulla sua base dinamica, vediamo quella opposta della materia, opposta all'antimateria, che va in senso inverso. E crediamo vero quello che è vero solo in relazione al primo fenomeno, al prodotto diretto tra più uno e meno uno. Guardate che la matematica, l'algebra è chiara, è più 1 per meno 1 fa meno 1.
E se si tratta di dinamiche nel tempo, la dinamica che si afferma incrociando due dinamiche opposte è sempre quella negativa. Il no del no è il sì. Il sì del sì è il sì. In questo semplice modo divino, per cui Dio dà a ciascuno la responsabilità di essere se stesso, accade che chi è perverso si perverte da solo nella sua perversione e si raddrizza. È il modo stupendo, meraviglioso usato da Dio, ma deve essere fatto vedere. E io ve lo faccio vedere. Tutti voi presuntuosi che affermate che esiste l'evoluzione, siete ancora al tempo prima di Galileo, in cui c'era la visione tolemaica della vita, ossia il credere esattamente quello che si vede senza la capacità di capire qual è l'effetto della visione. E allora se l'uomo vede, prende sul serio quello che vede, senza sapere che è la visione contraria di quella vera, allora arriva a capire che è vera questa dinamica che invece è falsa. La vera dinamica non riguarda la materia, ma l'antimateria. Non riguarda l'elettricità, ma quel magnetismo che porta via tutto come una forza di gravità in un unico punto, facendo dissolvere l'universo in un punto senza alcuna dimensione, in cui tutto esiste nella potenza assoluta di Dio. Questo è il vero che sta accadendo già ora, ma voi lo state vedendo in modo inverso e vedete che ciò che è in potenza poi appare mettersi in atto. Ma questa visione è sbagliata, è demoniaca porta all'affermazione dell'anticristo che c'è oggi. Per debellare l'idea che Dio sia assente, vi dimostro che poiché stiamo vedendo il contrario del vero, Dio è presente. È presente e sta accentrando tutto, ma voi vedendo l'opposto, vedete che non agisce per nulla e lascia fare tutto a voi. Presuntuosi. Ebbene, vedete, io con la verità arrivo a sconfiggere Satana, ma per poterlo fare Dio doveva entrare in Satana, come Neo che entra nel suo nemico o si fa invadere dal suo nemico. Ecco quindi, in un certo senso, io mitigo i due opposti, perché da un lato vi dico che Genesi 38 sta descrivendo in modo assolutamente esatto quel 38.1 del 381 della nascita del romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, che vale 381 in 42 cifre, e contemporaneamente vi dico, guardate che io sono zero, e c'è solo Dio che opera in me. Non dite che sono presuntuoso, perché io come personaggio, come questo buffone che state vedendo, non ci sono nemmeno. Se voi andate contro Romano Amodeo, state andando contro Er, ma Er è il marito morto di Tamar. Il marito morto di Tamar non fa un tubo, non fa un fico secco, se il padre non entra in lui e entrando realmente poi nel sesso di Tamar, mette al mondo realmente dei gemelli. Ecco, io vi ho descritto tutto questo. E vi ho descritto anche il perché accade. Mitigate le due affermazioni. Da una parte, io sono il Dio, Padre, Spirito Santo che doveva venire nel mondo ed è descritto in Genesi 38. Osservate esattamente questa questione e io vi ho spiegato tutti i termini. Osservatela con scrupolo. E dell'altra, simultaneamente, quella che mi hanno accusato, dico, ma perché l'hai detto? Io ho detto che sono l'anticristo, atteso alla fine del tempo. Io ho detto che sono la bestia descritta, attesa nell'Apocalisse. Quella meretrice cavalcata da. E perché? È perché Dio rappresenta il male nella sua compiuta realtà in cui solo lui può entrare per dissolverlo. Ma lo dissolve veramente se è quello. Perché se l'ombra è luce, addio ombra. Ecco perché. E quindi, badate bene,
a studiare questo argomento, se volete capire. Non attribuite al mio personaggio grandi cose per se stesso, ma per chi Dio ha voluto che fosse, come un puro strumento, quella matita, come ha detto una certa santa di recente, che scrive quello che Dio le detta. Ecco, allo stesso modo è questo R. Ed è un R, leggete bene, che non è gradito a Dio, che lo fa morire. E perché non è gradito? È perché è un figlio determinato. Dio è assoluto. Un figlio determinato è il contrario dell'assoluto. È il peccato dell'assoluto che si determina. L'assoluto non può amare il determinato. E allora lo spazza via perché non lo ama. R compie cose sgradevoli agli occhi di Dio e viene tolto di mezzo. Perché? Perché deve entrare Dio al posto suo. E questa opera di Dio che entra al posto suo è quella che io sto facendo, di entrare nella cultura dei tempi moderni con questa bomba, con questa esplosione che è in grado di raddrizzare definitivamente le idee di tutti i presuntuosi che credono di essere chissà chi e sono Dio. Questo è il bello. Credono di essere chissà chi perché credono di essere fuori di Dio, dell'unico che esiste. Arroganti. E invece sono proprio Dio, perché fanno parte della comunione di Dio. Se l'uomo non accetta di essere nella comunione di Dio, con Dio e con tutti gli altri fratelli, non ha capito un fico secco della storia sacra che Dio ha tracciato nel mondo ad aiuto. Perché, e concludo, Genesi 38 è proprio l'oracolo della Genesi di Dio in Padre, Figlio e Spirito Santo, nel preciso momento in cui crea il popolo e crea anche il presupposto per chi poi, nell'eredità di quel popolo, sarà la vittima designata in Gesù Cristo e la vittima designata nel Padre quando verrà, perché il Padre, che è costretto ad essere nella parte dell'Anticristo, la croce anche del peccato, non quella che fu esentata a Gesù Cristo, che fu lasciato puro. No, il Padre che arriva e deve divenire un peccatore, deve entrare proprio nel male per dissolverlo, è una seconda croce aggiunta a Dio, quella spirituale, è proprio quella sofferenza per cui a Dio non piace il suo figlio reale. Lo toglie di mezzo per essere lui. Ed è l'opera che sta facendo oggi attraverso di me. Si sta sbarazzando di tutti quanti voi che vi credete figli reali, perché come tali Dio non vi ama. Dio vuole che voi vi riconosciate nella sua stessa essenza. Perché deve compiere quello che è scritto nel canto cristiano: Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Si è fatto come noi finora in Gesù Cristo, ma sono solo io in questo momento, portavoce della verità di Dio, che vi sto facendo come Dio e vi sto dicendo: guardate che se vi credete figli reali a livello di R, Dio non vi ama, perché Dio vi ama come bravi figli, se capite che la vostra essenza è la sua essenza calata in voi come segno di condivisione, di comunione, perché la comunione è la liberazione di un Dio che si è messo in mezzo agli uomini ed è rimasto imprigionato e diviso in tanti singoli soggetti che pensano ognuno a fatto suo. Quindi meditate attentamente tutto questo che io vi sto dicendo.